l'elemento che ci fa capire che era rappresentato Sant'Ambrogio in questo affresco è il cartiglio dove c'è il Giglio. Quindi la gente di Ferentino è come dicono molte persone, è malata, riesce a capire subito che è rappresentato il santo patrono guardando appunto il cartello di Sant'Ambrogio. Infatti si dice che quando gli arabi stavano per arrivare sulla città di Ferentino, gli arabi arrivati nella zona dove c'è del Bassetto, sì, più o meno, dove c'è l'edicola di Sant'Ambrogio, si sono fermati perché hanno visto un esercito composto da tantissimi uomini sulle mura. Quindi sono andati via gli arabi. Ma in realtà si dice che era la bava delle lumache sulla cinta muraria che con il sole brillava e loro hanno pensato che ci fosse questo grande esercito. Quando è arrivato a San Giovanni, in realtà, ecco, mi piace proprio, qua è proprio bello, e si è fermato. Questo ci hanno raccontato gli anziani. Mia nonna ha sempre detto che Sant'Ambrogio entrava per questo motivo, non per motivi. Poi abbiamo capito che invece si entrava per ricordare i luoghi dove lui è stato. Sant'Agata, Sant'Agata, solo per questo entra, non perché come dice. Però ecco, gli anziani ci raccontavano così. Sono le cose simpatiche che ci dicono sempre. Secolo avanti Cristo ed è stata realizzata in occasione del completo. Io che ho studiato diritto come giudice ecclesiastico, noi usiamo ancora il diritto romano, noi giudici ecclesiastici nel processo è stato cambiato, ma noi no, ancora usiamo quello, proprio perché è il perfetto, è la legge perfetta. Sant'Ambrogio ha commesso un reato di lesa maestà, non riconosce l'imperatore come Dio. È per quello che viene ucciso, non perché segue Gesù Cristo. E i cristiani vengono uccisi tutti per quello. E quindi il processo glielo fanno perché lui non riconosce la divinità dell'imperatore. Siccome chi non la riconosceva aveva come supplizio la morte, gli diamo la morte. Ed è regolare tutto. E vi chiedo anche, qualcuno prima faceva una battuta, i primi cristiani, ridimensioniamo un po' i numeri, Noi siamo abituati a vedere sti migliaia di cristiani mangiati dalle fiere. Ridimensioniamo un attimo i numeri. Ci sono stati tanti martiri, ma non così da avere milioni di martiri. Questo ve lo dico non perché io non ci creda ai martiri, ma perché è così, non è che ne scoprivano poi così. Pezzo della reliquia. È il capo, è un pezzo del capo di Sant'Ambrogio. Tu sei gli anagni? Vedi che c'avevano gli anagni, che avevate fregato. I ferentinesi se la sono sempre presa con quelli di anagni. È solo un pezzettino. Dove c'erano le ossa di Sant'Ambrogio ci sono questi due contenitori, questo contenitore con parti di ossa di Sant'Ambrogio, quando stava lì Sant'Ambrogio, qui, poi c'era quest'altro contenitore con dentro ancora, vedete sopra c'è ancora la polvere che non togliamo, e con dentro reliquie di Sant'Ambrogio e polvere di quella terra. E poi l'ultima cosa, quest'ultimo contenitore che è una sorta di come un mattone. L'ultima ampolla è dentro le reliquie, quindi non le potete vedere perché si vede solo quando si aprono le reliquie. Quindi non c'è scritto niente. Perché l'urna, quando mi resta che mi hanno fatto, quando mi hanno preparato, qualche data, la vedi avanti? Le reliquie
Bibbia, compreso lo zucchetto di San Giovanni Paolo II, che è quello lì, ma non c'è Sant'Ambrogio. Vi assicuro che non c'è stato. Ma quando ci sono le persone che ti conoscono, allora non c'è proprio pure a parte.